Anche oggi siamo scesi in piazza con i lavoratori della Lucio Montella e delle cooperative collegate, i lavoratori del trasporto medicinali licenziati, ennesime vittime dei meccanismi di appalti e subappalti, intorno ai quali c'è un vero e proprio abuso e questo abuso continuamente lo pagano i lavoratori. Nella giornata di oggi abbiamo avuto un'interlocuzione con l'assessorato, con alcuni dello staff dell'assessorato al lavoro della regione Campania. Giornata oggi è abbastanza positiva, abbiamo avuto adesso un incontro con l'avvocato e con un assessore il quale ha ascoltato i nostri problemi lavorativi e si sono onestamente interessati, li abbiamo trovati ben predisposti e per quanto riguarda ovviamente la nostra situazione lavorativa. È una piccola vittoria, sicuramente non è qualcosa di definito, di decisivo, chiedo scusa, però sicuramente noi andremo avanti con tutta la nostra forza, la nostra volontà per riacquistare ciò che ci hanno tolto. Chiaramente stiamo come Camera Popolare del Lavoro dell'ex OPG, come Potere al Popolo, stiamo seguendo e assistendo i lavoratori dal punto di vista legale, tutelandoli in tutte le forme, ma la giornata di oggi è più che altro per cercare di portare avanti la giusta rivendicazione di questi lavoratori del lavoro, della continuità lavorativa. Il loro lavoro continua a essere su questo territorio, i medicinali qualcuno li dovrà portare, li dovrà continuare a portare ed è giusto che siano i lavoratori che in questo momento sono stati ingiustamente messi in mezzo alla strada. Noi per che tempi dobbiamo Allora hanno detto dopo Pasqua, prima di Pasqua è sicuro il sole. Se noi vediamo che dopo Pasqua la cosa è andata proprio nel dimenticatore, allora voi non avete calcolato il fatto che i lavoratori qua non esistono. Allora tu hai calcolato questo, hai calcolato questo, hai calcolato quest'altro, ora calcoli pure un'altra cosa, che i lavoratori insistono e vediamo che succede.